Un commento sui dati e sulle previsioni dei risultati del 2018? Il merito naturalmente di chi conduce l'azienda. Sono ottimi risultati, come si fa a non dire così obiettivamente, ma sono ottimi perché poi arrivano dopo i risultati che il 2018 ha alle spalle. In tutti questi anni più o meno ci siamo avvicinati a queste cifre e quindi, ragionato nel suo complesso, la partita rispetto agli altri concorrenti con cui facciamo competizione, questa è una partita che ci vede al primissimo posto. È per questo che io come presidente, lui come amministratore delegato, è chiaro che insomma il fatto di esserci arenati su questa operazione ci lascia un po' stupefatti anche noi, perché sicuramente è così, perché pensavamo che le caratteristiche nostre fossero tutte le caratteristiche ideali per approdare alla borsa. Il mercato in questo momento ha dato una risposta negativa. Gli investitori non si sono fidati della stabilità economica del nostro paese in questo momento? Questo può essere, questo sta succedendo perché prima lo diceva lui, non c'è un investitore internazionale che oggi decida di mettere un euro sul mercato domestico, quello nazionale, quello italiano, vorrà pur dire qualcosa. E non mi pare che questo elemento si stia un po' recuperando, anzi sta andando sempre peggio. E noi naturalmente siamo stati travolti, fra virgolette, anche da questo. Però avete fatto una decisione in tempi rapidi, però di cui siete comunque sicuri di averla fatta in modo coscienzioso e giudizievole, diciamo così. Siamo assolutamente sicuri di quello che abbiamo fatto. Ci dispiace, questo sì, umanamente, che quello che abbiamo fatto non sia stato sufficiente per superare le difficoltà che avevamo davanti. Ma questo fa parte dei dispiaceri che uno nella vita deve accumulare.